Ciao a tutti ragazzi, io sono Tony e questo è WeTech, la community tech con un video al giorno. Questo video inizia nello stesso modo nel quale inizia il video su Tony's Mind, poiché questo video in realtà era stato prodotto per Tony's Mind, però mi sono accorto che era un video estremamente tecnologico e, come avevo detto sul mio canale Tony's Mind, non avrei portato più dei contenuti prettamente tecnologici e li avrei conservati tutti quanti per WeTech, mentre quel canale sarebbe diventato qualcosa di un po' più informale, un po' più personale, vlog, esperienza, ASMR e tanto altro. Ho deciso di modificare questo video e di unire questa prima parte nella quale vi introduco e poi passare direttamente al video. Quindi passiamo subito al video di oggi e lo facciamo in questo modo. Vi introduco subito al video. Quale smartphone devo tenere tra il mio vecchio ma ancora molto competitivo iPhone X e il nuovo ma non top di gamma iPhone XR? Quali sono le caratteristiche di punta di ognuno? Beh, sicuramente dobbiamo iniziare a parlare del display. Il display su iPhone X è qualcosa di incredibile, non si può descrivere. Avere un pannello OLED da 5.8 pollici a pochi centimetri dal viso mentre guardi Netflix in HDR è un'esperienza veramente fantastica. Ma anche il pannello di iPhone XR è molto molto valido. In XR parliamo però di un LCD da 6.1 pollici, chiamato da Apple Liquid Retina HD. La risoluzione non è alta e non arriva neanche al Full HD di iPhone X, ma la resa cromatica, la brillantezza dei colori e la nitidezza delle immagini lasciano davvero di stucco, contando che stiamo parlando di un LCD. Hanno fatto davvero un ottimo lavoro qui. È anche più luminoso di quello di iPhone X. Per quanto riguarda i neri, ovviamente il pannello OLED è imbattibile. Le dimensioni più generose del pannello di XR possono fare la differenza quando si guarda un film o quando serve necessariamente più spazio, però a discapito della maneggevolezza del dispositivo, che è più difficile da manovrare soprattutto con una mano sola. Personalmente, da questo punto di vista, vince per me la dimensione del display. Il Face ID sui dispositivi del 2018 è stato migliorato. Bene, vediamo qualche test. Beh, il risultato non è male per iPhone X, che ha comunque un hardware più vecchio sia dal punto di vista proprio del Face ID che del processore, ammesso che conti qualcosa. L'apertura delle app è pressoché identica, non ho trovato differenze sostanziali. Ovviamente parliamo di app abbastanza semplici che non richiedono particolari sforzi. iPhone X è diventato ancora più reattivo di prima con iOS 12 e XR invece è già una scheggia di suo. Sicuramente a questo livello di complessità non ci sono molte differenze. Il 3D Touch. Il 3D Touch non è presente su iPhone XR, anche se hanno fatto una sorta di simulazione che funziona con la pressione prolungata sulle icone di iOS e all'interno di app. Non all'esterno invece come per il 3D Touch vero e proprio. L'unico reale utilizzo di 3D Touch è relegato da me allo spostamento del cursore all'interno della frase, quando si usa la tastiera. Quello sì, è molto comodo e nella versione XR si attiva solo dalla barra spaziatrice, invece con l'X è possibile premere ovunque sulla tastiera. È una grande comodità, ma è anche questione di abitudine. In iPhone X è presente una doppia camera, telefoto e wide. Questo permette alla funzione ritratto di essere applicata anche agli oggetti. Invece la fotocamera di XR è una sola e, seppur avvalendosi di intelligenza artificiale, riesce ad utilizzare il ritratto ma solo per le persone, cioè quando riconosce un volto. Di contro ha il vantaggio software di poter scegliere l'apertura in post, cosa non possibile in iPhone X. Non so se è più un impedimento software avvantaggiato dall'hardware o è solo una trovata di marketing, però è così, insomma. La fotocamera frontale invece sembra essere migliore in iPhone XR, soprattutto al buio, e magari per via del Beauty Gate. La camera frontale è capace di registrare 1080p a 30 fps. Niente male però. Anche se Apple vanta molto lo Smart HD nei nuovi device, credo che per la maggior parte degli utenti, o comunque per chi viene da iPhone X, le differenze siano davvero minime. Il design è praticamente identico. Ci sono delle piccole differenze, come ad esempio l'anello della fotocamera posteriore, la posizione del pulsante di blocco o sblocco. Differenze ci sono anche nei materiali della cornice: alluminio aerospaziale in XR e acciaio chirurgico in iPhone X. Ragazzi, è davvero dura sceglierne uno, perché è come se Apple con iPhone X avesse anticipato un po' i tempi l'anno scorso, mentre con iPhone XR ha leggermente depotenziato i top di gamma di quest'anno, ovvero XS e XS Max. Quindi, come conseguenza, questi due si equivalgono come punteggio totale, ma hanno ognuno dei punti a favore diversi.
Le colorazioni di iPhone XR sono davvero belle e definiscono il target, secondo me, come anche la mancanza di display OLED o della doppia fotocamera. Infatti decido di tenere iPhone X principalmente per la presenza del display OLED, che mi regala quel nero assoluto che tanto amo. Netflix in HDR non è disponibile per iPhone XR e ho imparato a guardare Netflix molto da smartphone, oltre che da PC e TV. La differenza di risoluzione c'è, si vede poco ma è percepibile nei video in 4K. E per ultimo, la differenza di prezzo tra la vendita e l'acquisto non è giustificata, visto che probabilmente non darei via il mio iPhone X nemmeno in cambio gratuito con XR, per le motivazioni che abbiamo visto proprio sopra. Sono molto curioso di sapere cosa ne pensate. Voi che iPhone avete preso quest'anno? Prendereste iPhone XR? Fatemi sapere qualcosa nei commenti. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like al video. Io sono Tony e noi ci vediamo molto presto.